Allora, Marcus Corone, signore e signori, ben trovati finalmente sulla Stone Block 3. Me l'avete chiesta in tantissimi. Alcuni diranno: no, Marcus, ma perché stai a sentire quelli che te l'hanno chiesta? Io, a me piace sentire un po' tutti e faccio il solito errore di voler accontentare tutti quanti e poi nessuno è felice. Però spero che a questo punto qualcuno sia felice e qualcun altro dica: oh, vabbè, domani esce la Magicraft. Infatti, mi sono chiuso a fare il pacchetto moddato della Magicraft ed è uno dei primi pacchetti che faccio, almeno fatti bene, con condizione di causa, insieme alla Shalacraft 5, ma stavolta è anche pubblico, quindi di pari passo voi mi potete dare dei feedback. Ecco perché ho accantonato un pochino la Stone Block, però mi rendo conto che è giusto, assolutamente è giustissimo concludere le serie, non come le Sky Factory che fa un certo barbuto youtuber di Minecraft moddato italiano che ha un cappello con la visiera. Quelle lì, quelle Sky Factory sono un meme, quindi non avranno mai un finale, però ecco. Tra l'altro, ora che ci penso, anche la Skytech non è mai finita, però era Sky. Va bene, allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che avevamo fatto, se non sbaglio, il reattore di nitro che andava a Cannon House, produceva una sbragola di roba. In live avevamo fatto questo, che devo dire sono molto soddisfatto. Quindi avevamo fatto tutto il sistema automatico per il mana pool, eccetera, eccetera. Poi avevamo fatto gli mortecci, la super farm che qui abbiamo anche implementato per quanto riguarda il cresototoil per i balloon. Qui facevamo il pig iron, queste cose qui, e quindi vediamo un po' come siamo messi con le singolarity che non mi ricordo. Ah, due stacchini, minchia, no, credo che due stacchini, pure di più. Forse ho esagerato con i balloon, raga. Qualcuno li blocchiamo, qualcuno no. Ci abbiamo pochi processor di DDR2, però ci mancano questi qui. Quindi, boys, io direi che possiamo... Aspetta. Questi abbiamo fatti, sì, questi abbiamo fatto. Questo abbiamo fatto, questo di Margatto, questo al sorcio. Questi qui sono le singularity che ci mancano per finire il pacchetto. Infatti, questo pacchetto in cui stranamente abbiamo fatto l'Upled, abbiamo fatto tutto proprio, no, però cioè capito che esatto, non lo faremo manco se mi ammazzo, se mi esatto, questo l'abbiamo fatto. E mi ricordo. Qualcuno si ricorda? Aspetta, faccio così. Ok. Transmutation Tablet. Perché non l'avrei dovuto fare questo? Perché c'è l'Infinity Ingot, quindi ci servono le Infinity Catalyst, quindi ci servono tutte le singularity. Ok, ecco perché non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Mamma mia, comunque anche questo era laggoso di pacchetto, perché c'erano tutti i clock che voi non vedete perché ho tolto le particelle, ma stanno tutti funzionando e mandano a cannone le nostre farm. Questa no, non so perché questa no, quella arriva lì. Stava lì, stava bene. Sì, vedete la lag, cazzo. Tipica del moddato. Ecco qui che stiamo autocraftando. L'autocrafting è quello dell'upgrade, che è molto bellino, devo essere sincero. Non si vede. Forse è talmente veloce che i nostri occhi non riescono a percepirlo. Quindi andiamo subito a fare le cosine che ci mancano. Abbiamo detto il Corrupted Ingots, boys, ha un valore di EMC. Quindi posso buttare... Non ho niente. Serve la soul dentro la blasting, ma io ce l'ho blasting, aspetta un attimo che forse ho visto un crafting alternativo dentro qui, perfetto, prendiamo la soul sand che abbiamo 40 milioni, raga, un pochino tanto, devo essere sincero, e vediamo, voi non vedete qui perché non avete gli occhi da elfo, ma la lava sta spruzzettando, ve lo giuro, però non vedo risultati, non vedo cose che si cuocono, scusa, pronto, sì, quanto tempo vuole, scusa, è una cosa incredibile, era bulk, soul sand, dentro la lava, sì, prendi a cazzotte, eccola qua, let's go, prendo anche fuoco, hai visto che fortuna? Quindi la Dust Vile, Aviaco, non sei onorevole. La mettiamo a chi? Molto good. E andiamo a vedere qual era l'altro componentole. Componente. La Corrupted Essence. Allora.
È una cazzata, zio, è una cazzata. Comunque questa puntata la sto registrando senza stare in live e quindi ci saranno, non lo so, io che parlo da solo e stavolta che non parlo con la live. Quindi forse sono più pazzo del solito, non lo so. Facciamo e facciamo lui, il Corrupted Angus. Quindi anche lui di qua, ne prendiamo un pochettino e gli diciamo, ma no, diciamo, che gli diciamo? Gli diciamo, bello zio, mandalo a cannone qua dentro. Con delle acceleration card. Sbrem. Ta-da! Bene, un po' lento, devo essere sincero con voi. Un po' lentone. Facciamo così. Facciamo così. È più veloce, però l'upload non ce la fa, raga. Se l'upload non ce la fa, ningún problema, amici miei. Andiamo a prendere un MC. Mi ricordo qualcosa, è incredibile sta roba. Che mi ricordo delle pippe e dei questi. Se sentite dei rumori, è Sofia che sta studiando giapponese. Ebbene sì, se sentite dei rumori strani, non è il Giappone che ci invade, ma è Sofia che fa. Sbarico. Ho detto: no, non ti preoccupare, non ripeto ad alta voce. Studia 50 kanji al giorno, regà. È atomica sta donna. Cioè, è davvero atomica. Non riesco a capire come cazzo faccia. Allora, io so che dita e abbraccio, no, dita e stringere uguale abbraccio, avvolgere. E poi so che ramo e costretto foresta. No, non lo so, sto a fare invenzione. Allora, prendiamo questa. Tutto il giorno così, eh. La mettiamo qui. Yes. Poi facciamo Justuf. Statsfroft. E dovrebbe entrare più copioso. Però se non gli dico che cosa, lui non lo fa entrare, no? Giusto, se ti dicessi prendilo, prendilo, prendilo. Molto meglio. Adesso ci ripetiamo il pedestral con il watch, che a voi piace molto. E voilà! Vola, si vola, amici, si vola. Ta, 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 ta. Item frame. Ne ho 1 miliardo. E il primo è fatto. Ne restano? È un pochino. Dunque, 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 dovremmo avere dei passaggini abbastanza facili con l'Enderium che abbiamo fatto mai l'Enderium in questo pack, raga. No, perché avevamo trovato i compound direttamente. Come si fa l'Enderium? Allora, si fa all'interno di una di Induction Smelter con Ender Dust, Lead e Diamond Dust. Molto di bene. Allora, Diamond ce l'abbiamo, decisamente. Lead. Ce l'abbiamo e l'ultimo che non mi ricordo era Ender Dust. Ma che culo. Ma che culo, ci abbiamo tutto. Induction Smelter. Sbrem. Certo ce ne basta once. Che spettacolo. Mi piace perché è veloce. Particolarmente veloce. Ti sei cagata sotto? Cos'era? Fatto tipo il verso del rospo della Blizzard. Ok, thank you so much. Facciamo il blocco direttamente. A parte che io ho la cosa con cui posso. Non so perché vado qui, regà. C'ho la portable ciccia ciccia. Eppure vado lì ogni volta, chissà perché. Vabbè. Ho messo qui già i cicci cicci affandosi, quindi buttiamo dentro questo. Adesso lentamente. No, perché se no svrenci Manfro. Minchia come si lagga, ma che è Magicraft? Senza shader, attenzione. E qui stiamo facendo. Ah, vedi, velocissimo. Velocissimo. Sbragatamente. Perfetto. Via e togliamoci. Stiamo avvicinando alla meta. Conquista la preda. Mob filter. Ce l'ho del latte, raga. Dai, l'ho trovato dentro. Ne ho 2 milioni. Minchia che mucche, che mammelle, che importante. Mi sa che l'ho trovato dentro una delle cose loot bag e poi l'ho duplicato. Probabilmente, perché sono una persona lungimirante. Non lo so. Però ci servono le fence gate. Le fence gate. No, mi scusi, com'è possibile che io non abbia. No, non ebbi questo. Mi sembra molto poco brabe. Ah, in questa versione della Stone Block, che io non ho aggiornato perché abbiamo modificato dei config, raga, per rendere il gameplay più bellino. Ora che ci penso, effettivamente c'era questo piccolo buggino. Ok, l'abbiamo già fatto, siamo fortissimissimi.
Questa era abbastanza semplice. Mi piace che alzo lo sguardo quando devo guardare col pupazzetto più in alto, eh. Sbrem. E qui? 8.000? Beh, 2.000 in meno era 6.000, no? 6.000 e 6 Shiro. Upgrade. E lo mettiamo qui sperando che mi vada un pochino più veloce. Oh, mi va più veloce. Tu sei... Pensa senza questo, regà. Cioè, pensa senza questo, ma che palle, ti spacchi le palle. Proviamo a dargli una bottarella anche con questo. Minchia, se stai lento. Ok. Caspita. Diamogli una bottarella. Quanto c'ho di ore? 20 ore. Diamogli una bottarella, almeno ce ne fa una decina, perché questo già l'avrà fatto. Vedi, 23. Questo sta a 2. Che bastardo. Ok, Infused Ender Pearl. Questa è una cazzata, la possiamo fare anche senza spostarci troppo. Sbadas Brems, eccotela qua. Io me le salvo, regà, perché non si sa mai. Metti che te sbagli, spacchi una cosa, rompi tutto. Sbrangat. Qui dentro entrano solo 2.000 in questo caso, però noi gli diamo una bottarella un po' più significativa. Ho sbagliato, però. Eccotela qua. Ta 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 ta. Le quest intanto si stanno completando, amici. Allora, Mob Souls. Ah, la Mob Souls? Scusate, è che questo coso mi stava entrando dentro. Che cazzo è questo? Un dispenser? Dispenser mai. Ok, e questo sarà crop? Non è il crop. Vabbè, sempre meglio che il dispenser fa cloc 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 cloc. Molto 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 meglio. Dicevo, la soul l'abbiamo ottenuta dal Bob Spawner, però dovremmo averne tantissima. Oddio, ne abbiamo 13k, basterà? Questo non lo saprei dire. Non lo saprei dire. Io sempre mi domando perché cazzo sono venuto qua sopra, però vabbè. Allora, mettiamoci qui questa. Andiamo a prendere le nostre Neutron Compressor. E facciamo così, vediamo un po'. Ah, soltanto 45 le vuole. Let's go. Molto buono. In questo caso però il nostro amico me le sta rubando. Perché ad alcuni ho messo l'importa. Soul, eccola qui. Bella questa singularity. Mi gusta. E là. Spero apprezziate questa puntata, perché tutti... Ma fra, chiudi la Stone Block. Io sinceramente... Secondo me c'era più magia nella Magicraft, più roba da vedere, più roba da conoscere. Quindi questo è soltanto un mero infilare dentro. So che a molti di voi piace infilarlo dentro, però era un mero infilarlo dentro e basta. Però è giusto anche da un certo punto di vista concludere la serie in maniera degna e decorosa, che non significa fare le quest di cui non ti interessa niente, tipo, cioè... Il laser drill, ma a me che belle pippa, c'ho 8 miliardi di milioni di AMC, guardate là in alto a sinistra, sono 68 trilioni che vanno a confluire da 5.6 miliardi al secondo. Qui c'è miliardo, biliardo, triliardo, giusto? Non mi ricordo se saltano il biliardo gli americani. Non lo so, giocheranno a stecca? 15 palle? Beh, detto ste cazzate, avevo fatto la Bob Soul Netherstar. Vabbè, Netherstar è quasi una compagna. No, ho messo la Netherstar qui dentro. Adesso ce l'ho messa. Una compagnina. Andiamo a fare sempre con un Energy Link. Là, sui monti Coranet, dove il cielo è sempre blu. Pronto. Ogni tanto non clicca, non gli piace. È 2.000 però, eh? 2.000 no, non sono... Non so a pochi di Netherstar. Però considerate che produciamo talmente tanti MC che non credo significherà mai un problema. Abbiamo fatto la magenta. La magenta, come si chiama? La magenta matter, che è un bordello di MC. Eccotela qua. Allora, questa facciamo così. Vediamo un po'. No, questa, raga, cioè questa, una di queste
sono 1,5 milioni. La Netherstar è 140.000. Quant'è? 140.000, cioè, per favore, zia, cioè. Vai a giocare a Riva, Netherstar, per favore. Eccote qua. Qui ci abbiamo messo tutto, perfetto. Signori, siamo addirittura da Riva. Ci abbiamo bisogno del Flux Block, che anche lui ha AMC. Questi ne ho 78, vabbè. Ma noi famolo, che ce frega. Sempre meglio abbondare, diceva quello. A me non clicchi. Se non clicchi, scusa, eh. Sbrem, spero di avere abbastanza neutrinium, che non mi va di farli. Sento dei mostri. Ah, sono quelli. Giusto. No, 9.000? D'accordo, non dovrebbe essere però un problema. Comunque diamogli una bottarella. Din 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 din. Lentone. E gesemo. Ok, adesso forse dovrebbe arrivare la roba farmosa. Ci abbiamo il Polonio, l'Ethereal e il Wall Singularity. Abbiamo finito. Vi abbiamo detto che, visto che sono tre serie tecniche, che avevamo fatto il Polonium e della Mechanized e la Blood Magic per quanto riguarda le Slate, in questo pack abbiamo voluto dare un cambio. Quindi abbiamo modificato i config. E per ottenere questi materiali abbiamo creato delle galline apposite che, se volete, lo script lo trovate sul mio Discord. Discord che si è strapopolato di gente che gioca a pacchetti discutibili, tipo quelli con la Cracktech, però io non giudico. Oddio, un pochino giudico, però. Però c'è un sacco di community attiva per quanto riguarda script, tecnologia e suggerimenti su Minecraft. Quindi, in realtà è discord.gg/marcuscron, oppure lo trovate in descrizione. Allora, abbiamo la Redstone Chicken e la Ender Chicken. Vediamo un po' che chicken ci abbiamo. Allora, la Redstone Chicken ce l'abbiamo, let's go. La Ender no. Quindi, per fare la Ender serve il diamante più il Nether Wars. Il Nether Wars non ce l'ho il diamante, sì. Ti pare che c'ho qualcosa, scusami, fra. Fammi vedere un attimo, eh. La Nether Wars è il cocao più la glowstone. Gio glowstone. Gio cazzo praticamente, raga. Sono totalmente non munito. Lol. Ok. Cacao si farà così. E la glowstone invece è Nether Quartz più yellow. Oh. Finalmente qualcosa che so che ho. Giusto? La yellow. E la. Aspetta. La Nether Quartz, ce l'ho. È la prima che ho fatto. È quella del quarzo, la ricordate? Perfetto. Dove stanno le imbridazioni gallinolente? Non ci stanno? Facciamo chicken. Eccole qua, roast e breeder. Allora, prendiamola e per ora mettiamo qui. Perfetto. Sbrem e sbrem. Senza semi. Senza semi, amici, non funziona. Le galline hanno chiuso la loro tendina, stanno facendo all'amore con il sapore. Forza, un pochino più veloci, amiche. Un pochino più veloci. Niente, niente. Oh, glowstone subito, sbrem, debotto, senza senso. Quindi sbrem, 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 glowstone e cocoa. Cocoa che è red più cazzo. Ho mentito sapendo di mentire. Red, ce l'ho. Attenzione, cactus. Ce l'ho. Ma vieni. Facci sognare. Dai, cocoa. Cocoa, cacao. Siamo sicuri che era questa? Cacao smeravigliato? Io controllo, si sa mai. Nether, cocoa, red più cactus, signori. Ero davvero convinto che fosse con un altro impiccio. Eccola! Quindi sbrem, sbrem, togli. Vediamo. Oh! Glowstone. Glowstone. Meno male che c'ho sta sacchetta. Cacao. 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 Dacher Nether Sparse. Eccola qui! Nether Sparse. Poi, più il diamante. Dove sta il diamante? Dacci subito. Daccelo. Niente, prego! L'Ender! Ce l'abbiamo, l'Ender!
No, oddio, è soltanto una questa, raga. Porca trotola. Più la redstone. Vai, chicca, facci sognare. Oh. Non sono molto fortunato, eh. Coraggio. Mo' merito. Oh, l'uranium. Uranium che sarebbe stata carina, ma abbiamo fatto un po' complesso perché così controbilancia il discorso. Quanto mi rimangono di ore? Ah, 15 ore, meno male, c'ho il terrore che tutto vada a prostitute. Quindi, uranio ce l'abbiamo, osmium. Osmium è iron chicken e nether quartz. Questa ce l'ho, raga. Ce l'ho. Ce l'ho, ma vieni! Nether quartz, iron chicken, vai! Facci sognare e butto tutto via. Tutto via, tutto via, tutto via, tutto via, tutto via, tutto via. Sì, irons. Un'altra bottarella. Più veloce. Dai. Non è che ho sbagliato. Eccola, osmium. Sbrem e sbrem, signori. Signori, il polonium chicken. Oh mio Dio. No, oddio, che ho fatto? Bello. Allora prendiamo la chicken, prendiamo i roast. Andiamo. Dove la mettiamo? La mettiamo qui? Va bene. La mettiamo qui e ci mettiamo dentro questa. In realtà, se me ne ha tirate fuori due, possiamo fare quel giochino famoso, no? Do you know? Dove sta? Eccolo qua. Per mandare la cosa più veloce. Perché queste sono più migliori assai. La somma diventa una cosa più migliore assai. E tu continui a incrociarle così. Normalmente, senza la time in a bottle, avremmo dovuto metterci più tempo. Ma così, sinceramente, entro pochissimi passaggi, come potete vedere, arrivi a una 10-10, let's go! Fai così, fai così. E adesso dovrebbe darci soltanto 10-10. Ce le facciamo dare uno stacchino. La mettiamo qui. Guarda che bello! Eccolo! Polonio gratis senza fare il reattore marcio, che devo dire è carino una volta, però 7 volte di seguito ti rompe le pallozze. Allora, visto che questo dà direttamente la cosa, io direbbi di... No, devo metterlo di qua per forza. E per forza, cioè di... Allora, ho detto di... Ecco qua, fra. Allora, buttiamo tutto dentro. Madonna quanto lagga sto coso, sto pacchetto. Neutro, ce n'ho ancora 3. Neutro Roberts. Ho fatto i conti giusti. Madonna quanto sono bravo. Madonnina. Pipes. Funzionerà il configurator sui pipes, raga? Madonna, funziona dappertutto. Su tutto. Vediamo. No, scusa. Lo devo rompere? Lo devo rompere o rimarrà così per sé? Ah no, ok. Ah, ottimo! Neanche troppo eccessivamente esosa. Ci sta? Comunque ci buttiamo dentro un upgradino. E passa la paura. Sbrem, 64. Madonna, raga. Madonnina. Sbrem. Signori, la penultima. No, perché butto dentro le cose che mi servono? Togliamo questa e andiamo a vedere l'Ethereum Slate. Allora, l'Ethereum Slate è la porpora più la netherite. La netherite è la cobalto più la gold chicken. Io so di avere... La netherite ce l'ho. Sarebbe stato bello. Il cobalto? Con i piedi di cobalto non ce l'ho. C'ho un cazzo. Non sono munito di niente. Gold ce ne sono pieno. Ce ne ho... Ce l'ho! Ce l'ho! Let's go! La porpora, sapete che forse ce l'ho? Non è vero, non ce l'ho. Red. La blu è col quarzo. Cioè, no, col quarzo, col polonio. La lapis si fa così. Ok, mamma. Scusa. Là ci serve un sacco di lapis in più. Dankeschön, ho fatto la gara tutto. E un po' di uova. E là. Gallina.
Quindi avevamo detto blu e rosso per il porpora, giusto? Yes. Vediamo un po' di stacche qui. Ma annoio. Mentre per la gold ci quanti incroci per la gold. Il cobalto, come si fa il cobalto? Nether wart ce l'ho. Io non so come si dice wart, quindi dirò wart. Mentre per la ghast tier, e non mi esce. Eccola qui, del ghast. La mettiamo insieme a quella della gold e ci dovrebbe dare, giusto? Vediamo un po'. No, non era questa, ho sbagliato, è questa. Scusate? Quella di cobalto. Prendiamo quella di cobalto e la mettiamo insieme alla porpora. Oddio, mi ricordo. LOL. No, no, devo fare netherite, fermo. Devo fare netherite. Netherite è gold più... sì, ecco il gold dove serviva. Vai, Chicco. Ce l'abbiamo fatta, raga. Basta galline, basta, non voglio più. Un pacca che galline non ci gioco più. E poi purple più nethers. Attenzione. Attenzione. Era lei, sì. Ah, l'Ethereal, raga. Ce l'abbiamo fatta. Che stanchezza vivere. Ce l'abbiamo fatta. Maledetti incroci delle galline. Perché Marco non gioca ai pacchetti dove ci sono le galline. Ecco perché, cavolo. Perché fanno cagare. Non è vero, non fanno cagarissimo. Però neanche so tutto sto bellezzo, capisci? Come siamo messi qui? 4-4, ce lo mettiamo qui. Diamogli un'ultima bolterella. Vero, otterrei il 16-6, il 10-10 che tanto ci piace. Forse ho fatto troppo veloce. Sì, decisamente sì. Merda. Merda. Vai, Chicco. Guardate che casino. Ah, mi ricordo che nella Stone Block 2 avevo fatto l'impiantino, eh. Forse è più lento e più efficace. Oh, 10-10. 10-10. Ci siamo. Questo è butto. Sbrem. Andiamo sotto, chi se ne frega delle galline buttate lì allo squacquazzo. Merde. Merde. Chica. Non so se lo sentite, quando butto la roba dentro le farm laggano, mi fa spaccare questa cosa. E lentissima, ma ce ne da 48. Buona, raga. Davvero buona. Quindi, wrench, non questa ma questa. Ok. Non so perché queste mi hanno preso. Le rompiamo e mettiamo qui dentro. Oh, eccola qua. Fatta. Signori, è stata dura, ma ci serve l'ultima singularity. L'ultima. L'ultima è forse quella più carina, secondo me. Perché dobbiamo fare una farmina. Non ha un valore di MC. E quindi dobbiamo usare la miniaturized crafting della compact crafting. Vediamo se... la Compact Crafting ha aggiunto il field proxy, yes. Shift use on a projector to bend the field to automation with redstone. Molto molto carino. Quindi andiamo a... oddio, mi sembra di essere tornato alla ISO 3 con le miniature. Però speriamo di no. Andiamo a fare i field projector, che sono questi. Ma abbisognano di... vabbè, queste plate qua. Minchia, se mi laghi. Dove lo faccio? Sarà piccolo questo, giusto? Ma di questi ne facciamo un pochino e poi li trasformiamo con dei glass panel. Ah, ok, ce l'abbiamo. Sblaft, ce ne servono soltanto 4 se non sbaglio. Questa invece, questa base la trasformo in... allora, ci abbiamo il rescan, il match e il projector. Però secondo me serve questo qui. Poi non mi ricordo, l'ho usato una volta soltanto, quindi lo andremo a vedere dopo. Qui se non sbaglio c'è un buco. Ritengo che questo bauco sia perfetto. Posso fare tasto destro? Oddio, c'ho paura. Com'è che sta? Ok. 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 Va benissimo così, amici.
Certo, vicino alla cosa più laggante del mondo. A parte che questa potrei spegnerla perché... Ok, meglio. Allora, il nostro amico... Mi fa vedere il crafting, zio? Ha bisogno... Ma è piccolo, piccolo, piccolo. È piccolo, 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 quindi penso di poterlo fare in quello 3x3? Vediamo. Se io ci clicco sopra con questo... Ah, mi dice che lo devo mettere qui. Quindi... Ah, ma io volo, regà, mi sono scordato. Volo? Non volavo una volta. Forse ho premuto tasti strani che hanno messo funzioni strane, che mettono cose strane al cane, al gatto, al sorcio. Va bene, non ci facciamo troppe domande. Un giorno tornerò a volare. Oh, togliamo, 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 togliamo una... Metti che premo tasto destro sull'applet, regà, alla fine. Ok. Di qua. E sto dentro al muro di uno. Però fa niente. Pausi. Perfetto. Proprio lui. È da un po' che non registravo da solo, raga. Mi sento un po'... Mi sento stranito. Allora, come funziona sto ciccio? Ah, a proposito, così. Come funziona questo ciccio? Tecnicamente tu gli devi buttare un blocchetto di ferro, ok? Con della redstone sopra e poi gli butti un enderpearl dall'alto, ok? Enderpearla. Quindi tu faccio così. Così. E poi fai così. Perfetto. E questi sono i muri della compact, ok? Pure abbastanza lenta come cosa, come questione. Ecco perché va automatizzata. Molto, molto grazie. E ce ne servono 48 per ottenerne una, quindi 16, 32, 48. Tre volte questo per ottenerne una singularity. Carino. Cioè, carino, un po' stronzo, però carino. Allora, come facciamo a craftarlo? Allora, proviamo a vedere. Qui dice shift sul projector to bind... Ok, usa i proxies for field automation. Ok, proviamo a fare così. Ma sapete che vi dico, ragazzi, possiamo anche automatizzarla in maniera un pochino più semplice. Infatti nelle altre serie avevamo il clicker machine, se non sbaglio qui abbiamo il block placer che abbiamo già utilizzato della industrial foregoin, che non dovrebbe darci problematiche perché il red scan serve probabilmente per quando vuoi autocraftarlo con l'applet, ma io lo mando in ciclo continuo, ok? Quindi proviamo a fare un, mi pare al contrario questo, un piazzo il blocco di iron e ci vuole la current ovviamente, current, piazzamelo, me lo piazzi? Fantastico. Poi sopra dovrebbe andare di qua, piazzo il blocco, cioè la polvere rossa direbbe il capobastone, mettiamo qua, vediamo se funziona. È salita focaccia, non so se l'avete vista. Credo stia funzionando, soltanto che non mi fa vedere i blocchi. Ora, cioè, vedrete una coda, eccola, sta salendo su... Ah, ok, 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 ok. Allora, io direi item, advanced item collector e un ender pearl, una ender chest. Facciamo così, gli diciamo whitelista soltanto questo qui dentro, ok? Quindi qui è riandato, ci ha messo... 5 secondi d'unno, ma a sto punto usiamo il vecchio e caro dropper, raga. Uso questo? No, usiamo quello vanilla marcio. Non mi ricordo se c'ha qualche invalidazione. Vabbè, quella parola là, insomma. Ecco. Non ho blocchi per costruire perché ho solo blocchi esosi. Stavolta non ho fatto cose schifose tipo la casa di Nether Star. Sono orgoglioso di questo. Ok. E posso fare così. Yes. Però abbiamo detto. Aspetta un attimo, zio. Ok, 200. No, 400 sono. No, sono tanti.
sono 20 secondi. Non vanno bene. Nuovo tentativo con 13 secondi. Vediamo un po'. Si toglie. Ah! Dovevo velocizzare quelli. Se velocizzo quelli è perfetto. Da paura. E adesso ci mettiamo dentro gli MC Link che mandano Iron, Redstone e Ender Pearl. E abbiamo fatto. Signori, l'impianto va, è autonomo, autosufficiente e non è super performante perché, vedete, sta continuando a mettere blocchi, ma tanto abbiamo blocchi infiniti, quindi quando hai l'infinito non ti devi davvero preoccupare di essere performante. Quindi, no, chiudiamo qui. Ci sta? È giusta, raga? Sì, la proporzione è giusta. È il pavimento che è sbagliato sotto, però adesso correggiamo. E voilà! Amici, abbiamo fatto l'ultima farm della Stoneblock 3. Olle. Per Messico. Sto laggando tantissimo, siete, ci sono troppe farm tutte nello stesso posto, però ci piace così. Ma quelli te sporano. Tadam! Fatto, messo dentro, compattino. Ci siamo, boys. Andiamo a vedere a quanti wall siamo. Il wall Maria sta cadendo! 288. Non saranno tantissime, però. E non lo mettiamo qui, perché va a finire dentro l'ottima applied, ma lo mettiamo. Mettiamo qui, è l'ultimo! Sbrem! Che figata! Ok, allora prendiamo un cavo, un export, e facciamo così, così, e non serve metterci il crafting perché è tutto in automatico, ci mettiamo delle acceleration cardo. E signori, questa è l'ultima delle singolari, ci abbiamo tutto. Ta-da! Ora devo, mi metto, guardate quanto laggo. Guardate, sto buttando dentro la roba, devo svegliare qualche farm. Ora dicevo, devo prendere tutte quelle, perché alcune non hanno gli import, non hanno gli export, e fare, e vedere quante ne abbiamo, e correggere quelle che non abbiamo poche o troppo lente a farsi. Amici, siamo messi bene, infatti a parte le wall singolari che abbiamo fatto per ultimo, e sono queste qui che ci abbiamo soltanto 48, tutte le altre, cioè, forse anche troppo, raga, ce ne abbiamo 1000 di questi, che cacchio ci facciamo con 1000, non lo so, tutte le altre stanno abbastanza bene, dobbiamo dare una smossa alla Flux, una smossa alla Mob, però le ho iniziate a prendere dopo, quindi ci sta, palette sta producendo, 48 di queste, vediamo se aumenta, vi ricordo che ogni 3 crafting di questo... Non so perché plano di questo ciccio. Vediamo, funziona, sì, stai funzionando. Sembra che tu stia sta funzionando, sì, è solo molto lento a craftare sto pezzo. Io sono in un pacchetto dove c'è una cosa che accelera il tempo, scusatemi. Me lo sono figurato soltanto ora, datemi un attimo. Certo, questa accelerazione del tempo sta causando un po' di problemi di TPS, però, tipo sono crashato 3 secondi fa, però. Vediamo un po'. Ok, questo non lo velocizza. Ma l'Ender Pearl me la velocizza il discorso? Questo sta continuando a piazzare blocchi. Mi sa che no, il crafting non viene velocizzato, amici. Sono un po' triste, devo essere sincero. Vabbè, chi se ne frega, ci metterà un pochino di più. Allora, boys, ci abbiamo tutto. Andiamo a vedere la recipe. Se ci manca qualcosa, abbiamo. Non posso autocraftarlo questo. Non posso autocraftarlo, zio. Cioè, non c'ho l'extreme crafting large pattern. What the fuck, dude? Avarizia? Non ci posso credere che non c'è. Non ha messo la donna il tizio, ma tu stai fuori. Regà, non l'ha messo. Non hai idea di che cosa sia questo? Non l'ha messo.
Ok, vi giuro, stavo per mollarlo, stavo per mollare il pacchetto perché sì, bisogna craftarli solo col mechanical crafter. Tu stai fuori in un pack dove c'ho l'Appled, c'ho la Refined, c'ho la roba super tecnologica, me li fai fare con la Create, io ti odio profondamente. Però siamo vicini, quindi come ha detto lui, non mollo, però vorrei mollare, ve lo giuro, mortacci sua, d'accordo? Ok, vabbè, togliamo tutta sta robetta qua che non ci serve. Non ci serve più. Facciamolo qui. E devo... non l'ho mai fatto quello da 32. Forse sì, l'ho fatto nella ISOSO 2. Però lì c'aveva un senso. Qui all'improvviso è tutto sbagliato, cavolo. Quanto è grosso quello da... Oddio. Dicevo, quanto è grosso quello da 32? Paloma. Neanche me lo fa vedere. 32. Questo è 21, sarà 4. Boh, non lo so. Così? Regalo odio. Lo odio! Lo odio! Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Allora, questo qui dentro è un quadrato di 4 e quindi è 16. Più 16, 32. Ok. Tecnicamente è così. Off. 32 e l'Enderpearl dov'è? Eccola qua. 61! Cosa? Scusa? Come? Questo è 61. Questo. Porca trotola. Davvero? Seriously, man? Ok, d'accordo. Allora buttiamo tutto dentro e vediamo se posso fare questa magia dell'ultimo aggiornamento della Create, perché altrimenti sbrocco. Allora. Oh, molto, meno male, per chi non lo sapesse, questo qui è un metodo con cui inserendo in questo, se sono attaccati, il secondo oggetto va anche in quell'altro, così ci viene più facile fare l'Enderpearl, che se no sarebbe stata davvero difficilissima. Quindi tutto il contorno, amici, è Endstone. Il problema è che non si attacca. Cioè, il problema è che è qui e qui. E qui, aspetta che tolgo, mamma mia che paura, raga, tengo molta paura. Ok, quindi se io mando un export qui, lui me le mette qui dentro, se lo mando qui me le mette qui dentro, ma qui poi devo fare off ogni volta. Ma un metodo un pochino più noioso, non ce l'avevi, zio? Cioè, proprio sei impegnato sto tizio, Stoneblock 3, devo essere sincero, a confronto della 2 nettamente inferiore. Andiamo a vedere exporter. Andiamo a fare un test qui sotto. Come vi dicevo, noi gli diciamo mandaci l'endstone, ok? La mandiamo qui e la mandiamo qui. Dopodiché, Rompete. dicevo cables, che devo pure mettere in autocraft e vediamo se il mio piano malefico funziona. Mi sa che quel... Ok! Sì! Grazie! Grazie! Sarebbe stato... Praticamente ogni singolo fregno sarebbe stato un blocco, regà. Voi capite che sarei impazzito completamente. Dopodiché andiamo a vedere la forma di questo ciccio ciccio. Fortunatamente, a parte al centro, sono tutte Ender Pearl. Tutte quante Ender Pearl. Quindi dobbiamo unificare tutte tranne queste qui. Quindi sbrem, 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 sbrem. Ok. Ok, questa è una figata, devo essere sincero. Se non te sbagli, se te sbagli è meno figo. Ta 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 ta, unisci i puntini. No, vedi? Stavo per sbagliare. Scendi per favore, grazie. Se l'aggassi davvero sarebbe pure più bello. Ok, tecnicamente c'è un errore. Ed è questo. Ok, andiamo a rivedere le stelle. No, ho commesso io l'errore. C'è una X, cioè c'è un più. Perfetto. Quindi se adesso faccio, speriamo, solo così, Ender Pearl e Acceleration Card, perché qui l'affare tanfa.
facciamo un pochino di cavi, grazie. Facciamo opla. Regà, vediamo. Ok. Si sta riprendendo. Si sta riprendendo. Ma comunque ti odio, però si sta riprendendo. Allora, qui poi va tutto svrenciato. Oh my god. Va bene, lo svrancio dopo, non ve faccio sta palla. Infine qui non si può fare altrimenti, amici. 1, 2, 3, 4, 5, dove in uno c'è la Nether Star, negli altri c'è il Neutronium Ingots. Ok. Ok, faccio tutte le altre, giro le freccette e... Che ti piace, sì? Forse serve quella, la torsioncina servirebbe, sapete com'è? Ok, allora, vediamo un po'. Motor? Ce ne ho tre. Chissà se ci bastano, regà. Prendiamo una gear. Intanto c'è un cane che abbaia forte. Sembra un lupo. Allora, facciamo così. E poi ci metto, vabbè, c'ho gli RF, quindi ci andiamo a mettere il Fluix. Madonna, quanto si lagga in questo momento, in questa serie. Secondo me non ce la fa uno da solo. Sei overstressed? Minchia se sei overstressed. Ok, allora, sempre create. Facciamo che prendiamo questi. Rompiamo questo. Mettiamo questi qui. Così ne unisco tre, che so le cose che piacciono a me. Qui mi tocca scavare. Tutto. Perfetto. E andiamo a mettere tre flux. Tanto ce ne ho giusto un po'. Speriamo che tre ci abbassino, boys. Allora, overstressed. Overstressed. È overstressed. Oh, gira. Con 4. Fammi uscire. Con 4 ce la fa, raga. Ho fatto un papocchio orripilante. Spero che non si rompa. Ci siamo riusciti. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. Vediamo se possiamo velocizzarlo. Mi sa che mi darà overstressed anche se lo aumento di poco. Si può bucare? Madonna, quanto lagga. Ok, overstressed subito, immediatamente. Se ce ne metto un altro, però, che mi racconti? Minchia, zio. Minchia, frate, ma... Appena lo velocizzo di un'antichia... Te posso in acciacca. Vabbè. Ce lo teniamo così. Oppure dietro faccio una parete di motori che sprenda a cannone. Potrebbe essere l'unica. Ok, guys, ce l'abbiamo fatta. Sono abbastanza soddisfatto. Non è velocissimo. L'ho messo a 64. Dietro ho fatto altri 12 motori, una roba atomica, però adesso sta facendo, ci ho messo un downgrade. Tecnicamente a 64 dovrebbe riempirsi il drawer, but non so se si fermerà il ciccio. E non mi ricordo, ma ho una parvenza di le Enderpearl sono pericolose. Non è che tante volte se le piazze esplodono? Verifichiamo un attimo perché ho questo dubbio. Porca troia, regà, ma tu sei fuori. Cioè, mi fa un piccolo buco nero. Ma meno male che non... Cioè, se ti sbagli sei fottuto. Cazzarola.
D'accordo, d'accordo, d'accordo. Allora, visto che un lungimirante M. Chiappola ha modificato il crafting delle ultime STU mettendoci... Cioè, tu immagina una puntata in cui piazzi sta roba, regà, orribonda, le abbiamo dato un valore di MC, non ci resta altro che fare questo crafting, ovvero il mechanical crafting del... Oh mio Dio, cioè, sarà ogni cosa diversa? Ebbene sì, ebbene sì. A meno che non andiamo a usare un sorter della Mechanism con un crafting bloccato su stack. Cioè, lui manda uno di uno e aspetta che gli arrivi. Così non dobbiamo posizionare a mano gli export. Però andiamo a vedere la forma, perché la forma è molto strana. È letteralmente alto 4 e 2, 4, 6, 8, 9. Va bene. Guardate quanta TPS lag, eh? Non è lag. Attenzione, io faccio 80 FPS, è TPS. Vuol dire che stiamo facendo troppo per sto poro mondo. Cioè, non è neanche il computer qui il problema. È proprio è Minecraft, stiamo stressandolo troppo. Poro Minecraft, raga. Poro Minecraft. Allora, Quartz, dai che ce la facciamo. Dai che siamo sul gran finale. Devo dire che, a parte la noia di craftare le cose della Create, comunque non mi dispiace questo metodino. Tra l'altro ovviamente non sta bene perché questo è 3. Vabbè, va. Te postino, acciacca. Te postino. Lo mettiamo qui. 1, 2, 3 e facciamo 4. Allora, noi abbiamo bisogno di 9 di questi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Per 3 abbiamo detto, dopo del tè, soltanto 5 sotto. 3, 4 e 5, quindi togli questo. Non mi piace, lo faccio uno più in basso. Lo so. È strano che io faccia delle robe del genere, però... Siamo in finale. Là. Andiamo a prendere una guandina e tiriamo su. Così chiudiamo questo obbrobrio che abbiamo... che abbiamo fatto. Perfetto. Poi mi servono altri cessi, ti prego dimmi che ce l'ho. Mi sa che le ho finite, raga. Create. Ah, le ho finite. Dannazione. Posso farli? Come si chiamano questi? Chain, scusate. Chain. Sì? Oh, sexy. E vorrei scendere di... Dove lo metto? Qui c'è sto buchino con la rotella. Tu. Vabbè, lo mettiamo qua, va? Mettiamo la rotellina qui. Oppe bacco! Non si unisce? Ero convinto. Sì, o non ti unisci? Non mi va di spostare tutto, ve lo giuro. Quindi faremo questo. Non picchiatemi, so che è brutto. Ma a sto punto. Overstress! Ce la fa? Non dobbiamo fare motori. Bellissimo, grazie Gesù. Ti vogliamo bene. Tipo, no, vabbè, rimane lì, che ti tengo da dire. Ok, chiudiamo e chiudiamo la parete finale. Zon. Qui siamo a 45 end pearl. Lì fa di uno, quindi io tiro qua tutto. Per il gran finale faccio un pochino di estetica, va? E poi ci servono altri bricchetti. In realtà è stone qua sopra, vero? Vabbè, chi se ne frega. Ho detto estetica, mica super estetica. Più o meno. Più o meno. Facciamo una cosa giusto precisa. Potrebbe andare.
Ma contento? Ma sì, grazie, molto gentile. Volevo mettere il cielo finto per farvi uno scherzone, raga, ma lagga troppo. Ok, ok, ci siamo. Allora, facciamo un passaggino. Passiamo di qua dietro. E proviamo il mio metodo mardaviglioso. Ovvero, un crafter. Aspetta però, io non ho le large pattern. Ma che cazzo? Io non ho le large pattern. Fammi vedere se me lo fa. Non credo, sapete, raga? Non credo proprio. Off. Vediamo. No, amici. Porca. Che zella. Che zella atomica. Allora, ottime notizie. Qui si è bloccato e quindi non vedremo, che ne so, tipo esplodere le cose. Andiamo a metterci una storage bus qui e... Non ho capito perché ho fatto una porta, però poi non la uso. Là sui monti con Annette. Quindi adesso il sistema le vede. Purtroppo, sapete qual è la cosa triste, 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 raga? Ma proprio tristissimissima. È che se avessimo fatto la refined potevamo fare le large pattern. O meglio, già la refined ce l'ha di suo. E quindi avremmo potuto mandarle dentro una chest dove il logistical sorter me le distribuiva. E invece ci attacchiamo allo zufolotto e dobbiamo fare questa roba inguardabile di un export per ogni cacchio. Va bene, va bene. Chissà perché il tizio ha deciso di spaccare le palle al giocatore con la create. Non lo so, davvero non me lo figuro. Allora, come facciamo, amici? Facciamo al contrario. Crystal, i due Matrix, i due Crystal Diamond Lattice e Ciccio Ciccio. Quindi Crystal, eccolo qui. L'ho messo dentro il coso? Diamond Lattice? Boh, non lo so, lo scoprirò soltanto vivendolo. E non ho idea se va in una certa... Ah no, è Shapeless. Ah, che bello, è Shapeless. Anche tu sei Shapeless? Non lo so. So soltanto che non è cane, non è lupo, sa solo quello che non è. Balto. I tre Neutrin, dai, li mettiamo a caso, poi vediamo. Neu, esatto. I tre Nei. Barabim, Barabim e Barabem. Dopo del tè. È vero, il record frame non l'abbiamo fatto, però siamo pieni di dischi. Disco. Perfetto, era di qua. Era lui. Landest Pearl, di cui abbiamo qui una diapositiva. Stiamo molto attenti a cliccare, amici. E i due stupidissimi cosi, io ho sempre odiato, infatti non so se ve l'ho detto, stiamo creando una mod endgame che sostituisca l'avarizia e la extended crafting, che è davvero, davvero... noiosissima, è davvero inguardabile. Quindi zuppa e cosmic, le mie palle, quando io. Detto ciò, tutte le singularity, se è shapeless le posso mettere come mi pare, giusto? Proviamo, perché ho 10k di volo. La gallina gli ha dato dentro, la gallina gli ammolla, raga, la gallina glielo ammolla. Oh, intanto vi ricordate che erano 70? No, erano 40? Ci siamo riusciti, ne abbiamo fatte un po'. Allora, io partirei da verso esatto. Già sto per sbagliare, sono sicuro. 5, 6... No, raga, impazzito. Cioè, il mio DDA sta esplodendo. Questo è il treno, ok? Quindi questo è questo... Questo è questo e questo è questo. Madonna, io impazzisco così. Io impazzisco. Non penso di farcela, amici. Mandate, send help proprio. Non credo. Per chi lo sapesse, il DDA è un disturbo dell'attenzione che non mi impedisce di vivere quotidianamente, però
ho delle difficoltà nel cercare le cose, e radunare i miei pensieri, concentrarmi, eccetera, eccetera. Ecco perché gioco a un gioco pieno di oggetti, perché così posso, anche se tipo quando cerchi un pezzo di Lego e non lo trovi, no? E tu dici, cazzo, rimani lì fermo come un cretino. Invece qua ci stanno talmente tante cose che anche se non trovo quello che stavo cercando, posso pensare ad altra roba che mi rievoca che mi evoca l'altra cosa. Non so se mi sto spiegando. Vabbè. Comunque, proviamo ad attaccare, a picciare il tutte cose. Se tutto va bene, la forma non conta. Ok? Se tutto va male, la forma conta e devo rifarlo da capo. E penso che mi ha preso la coscienza perché, ma dov'è l'ultima puntata di Astro Block? Scusa, Marcus, non finisci mai le serie? Eh? Come mai? Signori, ce l'abbiamo fatta! No, non è vero! Oh, perché? Oh, perché hai mentito sapendo di mentira? Ho messo doppio balloon, regà. Doppio balloon. Ciù volte balloon. Ciù, 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 ciù. Odio me stesso e tutte le mie carte, tutte le mie forme. Vediamo dove ho messo il doppio balloon. Ucci ucci, porco. Eccolo, regà. È la seconda in alto a sinistra. Ma questo è balone e questo è tre. Siamo sicuri che non già ce n'ho? Ma porca di quella troia. Tu sei? Mentre qui. Togli il balloon, metti il treno. Mannaggia, ragazzi. Ci siamo però? Dopo tutto questo deambulare, ci siamo? Possiamo sperare? Vogliamo sperare? Stiamo sperando? C'è speranza? Speranza che. Sì! Oh Vittoria! Vittoria! Vittoria, la sofferentissima vittoria! Ce l'abbiamo fatta! Campioni del mondo! Madre, signori, l'Infinity Catalyst, ce l'abbiamo fatta. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ammetto che questo finale ci ha fatto soffrire, boys, ma mi sta dando anche un po' di soddisfazione vedere questa roba, eh. Sono andato a farmi un caffettino, ecco qui col mio americano. L'ho velocizzato fino a 120 di velocità e come potete vedere le Enderpearl sono sempre in rapporto 1 a 1, quindi ogni volta che ne viene consumata una me ne fa un'altra. E le Infinity Singularity, signori, anzi Catalyst in questo caso, sono due stacche qualche cosa. Quindi, amici, io dico che possiamo evitare di fare l'autocrafting di questo, ma andiamo a prenderne due belli stack. E andiamo a vedere il crafting finale, che è quello che ci interessa, ovvero Crystal Matrix. Eccolo qua. Quanti sono? Sono tanti, regà. Sono tanti. Neutron ingots, eccolo qui. Tutto, 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 tutto. E signori, finalmente, dopo tantissimo, possiamo fare direttamente qui dentro SBREM. Gli Infinity Ingot. Sì! Cazzarola, sì! Sono sette! No, sono sette, no, 11, scusatemi. Quanti te ne servono per fare uno? Vediamo un po', ne servono 11! 11 Infinity Catalyst per fare un lingottozzo di Infinity. Minchia, signor tenente. Davvero, davvero minchia. Non ci serve per altre cose, vero? Ah no, teniamocela. Teniamocela perché. Yes. Boys, è giunto il momento. Oh, prendiamo la nostra armatura. Togliamola. Vi ricordo che stiamo farmando. Ah, qui neanche serve? No, aspetta, 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 aspetta. Ma che dico? Prima di fare questo, famo quest'altro. Come cammino lento. Prima di fare questo, facciamo quest'altro, boys.
Trasformiamola. Oh, eccola qui. Allora, abbiamo bisogno del gli MK2, degli HCP, del NED, dei cuori che farmavamo in grande quantità, quindi Earth, eccoli qui. Degli MK2, ecco te lì qua, prendo pure questo, non si sa mai. I condenser, non so se vuole quello normale o quell'altro, chi se ne frega. Gli HC, non mi ricordo come si chiamano. Bam, c'hanno un valore di MC, fantastico. Di nuovo, per vedere che ci manca. I nuggetsini, la Red Matter Block e il Nitro, regà. È stato duro? È stato molto molto duro? Ma ce l'abbiamo fatto. Fammi il Nitro. Lo stai fando? Ok, 16. Già forse vanno bene. Red Matter Block. Eccolo qui. Altri. Regà, ci siamo. No, i nuggetsini maledetti. Neutron. Nuggets, eccoli qua. Signori? Sbrem. L'ultimo passo è la Transmutation Tablet portatile. Che lagga, perché non so quanti oggetti ci abbiamo qua dentro, ce ne stanno una fracca infinita. Che spettacolo. Purtroppo questi non hanno un valore di MC, quindi io non li posso duplicare, vero? No, sono un po' triste. Questa andava fatta, decisamente andava fatta, perché in qualsiasi momento non possiamo, non dobbiamo più fare così, ma andiamo qui dentro, prendiamo quello che ci pare. Ed è spettacolare. Però, per concludere questo pacchetto, eccoci qui, abbiamo fatto. Per concludere questo pacchetto, signori, il set finale dell'avarizia, che forse sarà l'ultima volta che lo faremo, perché se... voglio farvi uno spoiler. Se va tutto in porto, forse potrebbe diventare in uso comune utilizzare la mod che stiamo facendo noi su Discord con un team di sviluppo, che se mi ricordo dovrei mettervi qui. Bene, bimbi, è giunto il momento quindi di chiudere questa serie, questa Stone Block 3. Ci ha fatto un po' patire e ho dovuto ancora di più velocizzare. Come si toglie sta roba? Ok, velocizzare questa, adesso sta a 250, quindi spindano alla massima potenza. Prendiamo quello che abbiamo fatto, andiamo a fare gli ultimi. No, non tutti, non tutti, non tutti, amico mio, non tutti. Fammene altri 5. Pronto? No, non ti piace? Grazie, grazie. 32, spero mi bastino per fare lei, raga, il set finale. Sbrem. Mi piace perché è veloce. Pronto? Eccolo, raga. Signori, l'Infinity Helmet. Oh mio Dio. Uno. Poi la ple... porca troia, quanto ci... quanto mi hai chiesto? Minchia, raga. Ma un burdel. È un burdel incredibile. Quanti te ne servono, zio? Porca, meno male che ho messo veloce, tizio. Ah, ma io c'erano ancora due stack qui. Cosa sta succedendo? C'ho pochi neutrons. Neutrons, vieni qui. Vieni neutrons, vieni a neutronzare. Yes, molto bene. Scusate, eh. Scusate, scusate. Le facciamo un altro po'? Me ne tengo un pochino di qui, un pochino di là, un pochino di qua. 21. Speriamo che ci bastino. Madonna, quanto... quanto è richiesto... Ma allora dillo che lo fai apposta, raga. Dillo. Cioè, non mi sembra corretto. Madonnina frigorifera, raga. Sbrem, l'ho sempre detto che il tempo non è un bilanciamento, non è un fattore di bilanciamento. Oh yes, oh yes, ci abbiamo soltanto il pezzo di sopra. Regà, 64 più 48, spero che ci bastino, cioè è soltanto un'attesa un po' pallosa, però adesso dovremo riuscire a craftare le pepette, ti prego. E le pepette che sono queste in realtà, perché quelle sono le gambette. E abbiamo il full? Signori, abbiamo la full armor. Oh mio Dio, siamo a metà dell'ultima quest, dobbiamo fare lei. Tra l'altro questa mi ha fatto sempre molto ridere come cosa, cioè nel senso tipo, ehi, davvero?
Sentite, l'ho evitata perché è davvero boring, l'avevo già fatta per fare Red Morning Star e che cacchio. Quindi, passando dalla stupidissima OE che non serve a nessuno, ma chi è che vuole l'OE di Infinity? Cristina? Sei stato bravo? Bravo Manfro? No? No, raga, ho fatto una cosa che non mi chiedeva. La zappa di infinito non la voleva per... Va bene, speriamo che ci bastino le cose, raga. Era questa, era l'accetta dell'infinito che lui voleva che io facessi. Oh, eccola. Vabbè, siamo più infiniti di quanto è. La pala! L'ho fatta la pala. No, non ho fatto la pala, raga. Non ho fatto la pala. Mannaggia, andiamo a fare la pala. Ma perché la pala, zio? Shovel. Diamante, cuore e coso. Mannaggia. Il cuore dei draghe. E questo e questo. Thank you. Poi c'era questo. Questo. E questo. Ok. Gli ultimi sforzi, ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena, non lo so. Ditemelo voi nei commenti. Signori, pala. Ma vi piace? Eccotela qua. Il World Breaker, che è meglio usare con cautela, raga, questo. Ed infine, è arrivata anche Focaccina a vedere la fine della Stoneblock. L'arco. Il longbow. Ho tutto? Oddio, ce l'ho. Yes, vuole della lana verde. Te va bene quella bianca, sì? Yes, gli va bene. Il longbow dell'infinito, anzi del paradiso, dei paradisi. E infine, amici, la Sword of Cosmos. Che one shotta anche se sei in creativa. Fantastica, sta cosa è davvero eccezionale. Coraggio, ce la puoi fare? Dov'è che va? Va qui? Signori? La Stoneblock 3 è finita! Spero che abbiate apprezzato questa puntata. In realtà non mi è dispiaciuto neanche fare queste cose se non fosse per le inezie e il fatto che devi aspettare un botto di tempo. Signori, lasciate un pollicione in su, magari commentate per aiutare l'algoritmo in questo canale di Minecraft dato in italiano che ancora tiene duro. E niente, raga, bella per voi. Ciao! Ci abbiamo fatto. Subito. Ah, ho ammazzato niente, meno male.